Affabilità, ascolto, attenzione, comprensione, cordialità, cortesia, disponibilità, empatia, sensibilità, simpatia. Queste le parole chiave contenute nel decalogo del Vademecum consegnato questa mattina nel corso di una conferenza stampa da Sergio Pillitteri, presidente dell'Associazione per la città che vorrei, all'assessore al turismo e alla cultura del comune di Siracusa, Fabio Granata. Un Vademecum nato all'indomani del convegno dal titolo Siracusa, un museo nel Mediterraneo, che si è svolto all'Urban Center ai primi di febbraio. Alla conferenza stampa, presenti anche Lorenzo Guzzardi, ex sovrintendente ai beni culturali, e alcuni esponenti dell'Associazione per la città che vorrei. Siracusa deve crescere dal punto di vista turistico e culturale. Questo è stato affermato durante la manifestazione di questa mattina. È un contributo da parte di un'associazione meritevole come l'Associazione per le città che vorrei, di elaborazione, studio e approfondimento. Vorrei dire, è un contributo di proposta, a differenza di tanti che si vogliono ostinare a creare soltanto dei no rispetto a proposte che probabilmente neanche hanno letto. Ci sono delle associazioni, ci sono degli imprenditori privati nel settore del turismo che investono in intelligenza, risorse, studio, approfondimento, e questo è il caso di questa associazione che ha determinato, attraverso una o due giorni molto approfondito, un piccolo dossier in cui le luci e le ombre del sistema complessivo della cultura cittadina e anche del viaggio culturale, quindi del turismo, vengono analizzate con delle proposte, quindi è un fatto molto importante. È un'altra tappa di questo percorso che è ormai lungo da tanti anni, in cui l'associazione si interfaccia ovviamente anche con l'amministrazione comunale e lo fa con grande spirito di collaborazione e condivisione. E dopo il convegno, che era giunto alla sua seconda edizione, oggi presentiamo il Vademecum sulla valorizzazione dei beni culturali e miglioramento dei sistemi di accoglienza turistica. Ovviamente è una sintesi di quella che è stata la 2 giorni di studio, ma è un modo per evidenziare i punti salienti su come intendiamo migliorare l'attenzione verso il nostro turista e verso il nostro territorio. Vi sono all'interno una serie di punti salienti, di punti in stile decalogo, che dovremmo osservare tutti, non soltanto le istituzioni nel loro ruolo di organismi preposti alla tutela e al miglioramento dell'accoglienza turistica dei servizi, ma anche e soprattutto noi residenti, cittadini e anche i turisti e i viaggiatori che vengono a visitare la nostra città. Tutto in un'ottica di turismo responsabile.